ragazzi, meravigliosa, wonderful Svizzera. Vi faccio venire, faccio vedere un po', arrivare qui a Zermatt. Tutta la valle meravigliosa fino ad arrivare qui. Allora ragazzi, siamo qui nel cantone Vallese per andare verso Zermatt. Abbiamo fatto il passo del Furka, però praticamente siamo passati dal cantone Uri, Svizzera centrale. Siamo passati di qua, siccome il passo è ancora chiuso, abbiamo preso la navetta col treno, siamo passati sotto la montagna, abbiamo messo la macchina sul treno e siamo sbucati nel cantone Vallese, che poi rispetto a di là non è che cambia tanto, siamo sempre in un paradiso. Beh ragazzi, provate a guardare di qui, prova, fai vedere di qui che roba. Cioè, qui ci sono i prati che parlano, le strade che parlano, un cielo blu come il blu, i prati con i fiorellini, non c'è per terra un pezzo di carta, i cartelli sono dritti, le strade sono strade. L'ultima volta che ho visto, stiamo andando verso Briga, 30 km da Briga. Cioè, come fai a non amare la Svizzera? Cioè, ma lì, l'ultima volta che ho visto una perfezione del genere stavo nel Caucaso russo, quando stavo giù nel Caucaso russo, Cecenia, che andavo su, ho fatto 3 ore e mezza di strada, era tutto così, con dei panorami della Madonna. Allora, qui ci sono dei panorami spettacolari, qui non c'è neanche bisogno di fermarsi, basta che vai, cioè, non riesco a capire, qui è tutto più verde, guarda, i pini sono più verdi, guarda che panorama, cioè, ma qui è meraviglioso. Siamo a Ritzingen, paesino, cioè qui inquinamento zero, cioè io penso, cioè, come non riesco a capire come fa la gente a abitare in una città, cioè come fai a abitare a Milano in periferia, nei quartieri, in centro, ma anche in centro, cioè ragazzi, ma qui è un paradiso, cioè, ma guarda che roba qua. Cioè, sembra di vedere tipo quei cartoni animati tipo di Heidi, cioè con l'omettino, il nonno, le mucchette, cioè, ma guarda che valle, ma qui è meraviglioso ragazzi, qui veramente è meraviglioso, Vallese, ma guarda che bei campanili, ma guarda anche le chiese, ma guarda come sono, guarda anche il cimitero, è più ordinato anche il cimitero, io, ragazzi, allora, cantone Vallese, vi consiglio di venire a farci un giro. Cioè, che poi se fate il giro, come ho fatto, che noi siamo arrivati su, abbiamo fatto il passo del Gottardo, neanche il tunnel, il passo del Gottardo meraviglioso, ragazzi. Scendete giù, arrivate nel cantone Uri, vi fate il Furka o col trenino, anzi adesso al mese di giugno, all'11 giugno riapre, quindi vi potete fare il passo e arrivare qua direttamente, andando verso Zermatt. Case di legno, paesaggi, ogni tanto c'è in giro qualche hotellino, qualcosina, qua lo sai che cosa mancherebbe adesso? Una bella birretta mancherebbe, una bella birretta fresca, ma guarda che valle, cioè, guarda che panorami, cioè, guarda la valle qui, cioè, poi adesso veramente in questo momento in cui c'è la neve sopra le montagne, e il verde sotto, ma guarda che guarda, poi ha piovuto, guarda come è venuto fuori il verde, qua veramente è spettacolare, però guarda là che bello, c'è la striscia di neve che viene giù, qua sotto c'è il fiume Sciattolo che parla. Dovete beccare, se venite qui in Svizzera, cantone Uri, fate il Ticino, cantone Uri, cantone Vallese, dovete però beccare la giornata di sole bello. Noi abbiamo rinviato 3 volte questo viaggio che dovevamo fare un po' di tempo fa, 15 giorni fa e un mese fa, lo abbiamo rinviato 2 volte perché con Booking poi puoi cancellare una settimana prima perché c'era brutto tempo e poi abbiamo visto che questo giorno qui e domani è bello. E allora abbiamo beccato la giornata giusta, nel senso che comunque, ragazzi, cercate di prendere le giornate belle.
Qui così, guardate qui, qui la targa è VS, che non so cosa vuol dire. Valese, Valese. Vuol dire Valese allora, sì. Valese, no, Valese, Valese. Quindi la targa è VS. Niederwald, qui siamo in Niederwald, qui, vabbè, qua è Niederwald, va bene ragazzi. È piccolino, ah sì, ho capito cos'è Niederwald. Sì, Niederwald, non sono mai passato di qua, però conoscevo del Niederwald, che era bellissimo. Infatti è bellissimo il Niederwald, bellissimo. Questa si chiama Niederwald, che è un piccolo pezzettino qui nel Vallese. Adesso si scende, si scende, si scende. Guarda là che montagna, ragazzi. Sì, vabbè, ma è tutta bella la Svizzera, ragazzi. Cioè, ovunque vai c'è Lucerna, Zug. A me la Svizzera centrale, Niederwald qua, Niederwald. Niederwald è qua. Sì, qua. C'è il Oberwald, è Niederwald. Qui siamo in Niederwald. Fa cantone. Fa cantone Niederwald, è vero. Sì, sì, conoscevo NW, sì. Conoscevo un anni fa che era di Niederwald, che mi diceva sempre che era bello. E infatti, cazzo, questa è la vera Svizzera, ragazzi. Qui è Svizzera. Guarda. Ma anche i campanili, guarda che bello. Questi paesini qui, meravigliosi. Guarda. Cioè, ma i pini veramente. Guarda di qua, guarda la vallata di qua, che bella. Panorami stupendi, paesini stupendi, Niederwald, Vallese, che poi se tu prosegui, qui c'è la fine di quel famoso ghiacciaio che parte, dove ho fatto vedere l'ultima volta, dove c'è la Jungfrau Joh, che parte dall'alto, arriva giù, scende fino al Vallese praticamente. Strada per andare a Zermatt a vedere il Matterhorn. Qui veramente, ragazzi, se non siete mai venuti, ve lo straconsiglio di venire a fare un giro, ragazzi, perché veramente è qualcosa di pazzesco. Che poi, per l'amor di Dio, ci abbiamo anche di noi bei posti, penso a Valsassina, Valtellina, cioè ci abbiamo anche noi, il Trentino, però veramente qui, ragazzi, qui si respira un'aria bella. A me la montagna piace, io amo mille volte, non c'è neanche paragone, mille volte meglio la montagna. Niente ragazzi, allora stiamo scendendo, direzione Zermatt, nel Vallese, Niederwald, grandi panorami, che poi qui vendono anche l'Alpkäse, che è il formaggio di montagna, anzi lo vendevano anche dalla parte di là, perché a me, se c'è una cosa che veramente mi piace veramente, è a me non piacciono robe tipo formaggi, che non, a me piacciono i formaggi di montagna, tipo anche quello valtellinese, il Vito, quelli, a me piace tantissimo, il Taleggio, a me i formaggi di montagna, cioè non lo so, ci avranno un altro sapore, non lo so. Ragazzi, come quando stavo su in Cecenia e la gente mi dice no, però il pecorino sardo, no? Cioè, a me piacciono i formaggi di montagna, ragazzi, io cioè, avrò questi gusti qui. A me per esempio mi piace l'Emmental. E l'Emmental, ragazzi, amici miei, vi racconto una cosa sull'Emmental. Il grande Kim Jong-un, nipote del grandissimo padre eterno lì, imperatore eterno, perché vabbè, Kim, i grandi erano il padre e il nonno, vabbè, però il grande Kim è nato e cresciuto è nato di là, però l'hanno fatto studiare quindi vi stavo parlando, ragazzi, del Kim, che si fa arrivare direttamente, perché lui è stato qui, parla anche svizzero tedesco, studiato nella Svizzera tedesca, e è anche amico del Razzi, che anche lui è stato su Svizzera, ha lavorato su là. Guarda che bella vada pad, qua sopra c'è una vada pad. E quindi si fa arrivare il Kim, si fa arrivare l'Emmental direttamente dalla Svizzera.
A me piace molto l'Emmental svizzero, tanto è vero che c'è sul mio canale, trovate pizza all'Emmental. Io lo uso anche sulla pizza, perché secondo me la pizza che fai alla teglia, che io preferisco molto, preferisco la pizza alla teglia che quella al forno, perché la carico su bene, e per me non ci vuole la mozzarella, ci vuole il formaggio, tipo formaggio di montagna, perché si squalda, diventa troppo acquosa, mentre invece l'Emmental è welcome in shop, benvenuti nello shop. Qui si parla ancora svizzero tedesco, difatti le scritte sono ancora Berg Käserei, che vuol dire formaggio di montagna. Berg vuol dire montagna, Käse vuol dire formaggio. Vedete che il mio corso di un anno fatto in Germania mi serve, perché non mi ricordo più bene a parlarlo, però leggerlo lo so leggere e capisco. Va bene, ciao ragazzi.